Dal 24 novembre torna la magia del Natale a Bolzano, prima città che ha portato in Italia la tradizione del Natale nordico, fatto di colori, suoni, profumi e le tradizionali casette per le degustazioni e gli acquisti. Finalmente torna la magia dopo naturalmente un anno in cui siamo stati costretti a disdire il mercatino e un anno dove le strette regole del Covid ci hanno costretti a degli interventi che hanno un pochino mortificato, diciamo, proprio l'atmosfera del mercatino, anche se abbiamo avuto tanto pubblico che ci ha gratificato della sua presenza. Nonostante il controllo del Green Pass, nonostante il braccialetto, il mercatino di Natale è rimasto un momento di magia nella avvento. Cosa possiamo aspettarci da questo mercatino edizione 2022? Possiamo aspettarci un mercatino che torna alle sue tradizioni, un mercatino che avrà fra il Piazza Walter e il Parco Berloffa quasi 100 espositori, tanto artigianato, tanti prodotti tipici, un programma di contorno quest'anno destrutturato, nel senso che lo proporremo in tutto il centro storico, quindi ci saranno gruppi musicali, fiati e gruppi tradizionali che suoneranno quasi improvvisando sulle strade della città, non solo in Piazza Walter ma anche in Via Argentieri, in Piazza delle Erbe, in altri punti del centro storico, proprio per conferire a tutta la città questa atmosfera magica che è data appunto dalle luci, dai suoni e dai colori dell'avvento. Qualche evento particolare oltre a questi numerosissimi eventi in tutta la città? Sì, un evento particolare a cui teniamo molto è il nostro Un Natale di Libri, che è una rassegna di presentazione dei libri usciti quest'anno. Ci saranno anche quest'anno degli ospiti molto graditi che presenteranno le loro opere. Avremo Massimo Cacciari, avremo Mario Giordano, avremo Massimo Montanari, Katia Tenti e molti altri che nel fine settimana presenteranno i libri all'interno di una cornice molto prestigiosa che è Palazzo Mercantile, la sede storica del Museo Mercantile della Camera di Commercio, e nella sala verrà allestita anche una mostra dedicata ad Arturo Benedetti Michelangeli a cura del Conservatorio di Bolzano e di Musica in Aulis, e quindi un grande appuntamento culturale per gli amanti del piano, ma semplicemente anche per gli amanti di una buona lettura. Il mercatino di Natale è un'ottima occasione per visitare la città, ma anche i suoi dintorni. Il mercatino naturalmente è l'evento dell'avvento, riempie la città di Bolzano, però tutta la città è accogliente anche d'inverno, i musei sono aperti, i castelli sono aperti, le funivie funzionano, quindi è un'occasione anche per visitare i dintorni, per salire a 1100 metri di quota volando con la funivia, per esempio sull'altipiano del Renon a San Genesio o sul Colle, ce ne sono ben tre che partono da Bolzano. È un'occasione per degustare i piatti tipici, molti ristoranti partecipano col menù del mercatino di Natale, è un'occasione semplicemente per rilassarsi in un'atmosfera che non è più rimane in Italia, perché Bolzano è in Alto Adige, ma ha già i colori, i profumi e i sapori di un'esperienza al di fuori e quindi verso nord nel Mitteleuropa, dove i mercatini di Natale sono nati. E per restare a contatto con l'attualità segnaliamo che i mercatini di Bolzano hanno la certificazione Green Event, quest'anno con particolare attenzione al risparmio energetico, ai prodotti regionali a basso impatto ambientale, alla gestione dei rifiuti, solo acqua in vetro, e alla mobilità sostenibile.